serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Buongiorno e bentornati per chi è nuovo nel canale, ragazzi. Oggi vi voglio portare di nuovo, che l'avevo già portato un sacco di tempo fa, ragazzi, era proprio l'inizio del canale, vi voglio portare come entrare dentro il palazzone dell'FBI, ragazzi. Allora, questo glitch esiste da sempre, non so ancora come è fattibile la cosa che funzioni ancora, perché c'è dal day one di questo gioco. Quindi, ragazzi, pigliate un qualsiasi elicottero che non vi crea problemi, che riesca a stare in questa posizione, ragazzi. Dopodiché vi andate a mettere, ragazzi, nel lato guidatore e il vostro amico dovrà cacciarvi giù dall'elicottero, non con il menu interazione, ma tenendo schiacciato triangolo o Y, ragazzi. In questa maniera cadremo di prepotenza e se avete azzeccato il punto e sbadabam, ragazzi, saremo all'interno del palazzo dell'FBI. Allora, ragazzi, non vi faccio vedere più di tanto, vi faccio stuzzicare un pochettino la curiosità, ragazzi. Io vi consiglio, se non l'avete fatto, se siete giocatori nuovi di GTA, di entrarci assolutamente, perché un conto è fare la missione nella storia, un conto è poterlo esaminare tutto con calma. Ragazzi, non sono aperte tutte le porte, ce ne sono giusto alcune aperte, tipo quella laggiù in fondo, che vi permetterà di andare ad esplorare tutta la torre del palazzo dell'FBI, ragazzi. Lasciate un like, lasciate un commento se vi è piaciuto il video, condividete, ragazzi, aiutatemi a far crescere questo canale e alla prossima, bella, ragazzi.